società nel mondo si era mai affacciata. Filmaster è stata la prima società italiana a competere con le altre società, e molti dei ragazzi che hanno partecipato a questi giochi adesso andranno a Vancouver, sono stati a Pechino ai giochi panarabici. Andiamo a vedere quest'altro quadro, perché anche qui c'è un altro simbolo d'Abruzzo, la ginnastica ritmica. Fabrizia D'Ottavio, plurimedagliata ginnasta, e le 22 atlete della sua squadra sono protagoniste di questa coreografia in omaggio alle 28 discipline sportive dei Giochi del Mediterraneo. E proprio grazie all'utilizzo di clavette, palle, nastri e props particolari verranno ripercorsi gli sport come il calcio, il basket, la pallanuoto, il karate e altri sport protagonisti a Pescara. Fabrizia D'Ottavio, l'atleta con la tuta gialla, al centro di questo quadro. Vediamo proprio l'esibizione di Fabrizia D'Ottavio, che incarna la ginnastica ritmica, grande tradizione soprattutto a Chieti. Alessandro Antinelli, dicevamo prima che hai una roccia accanto a te, Massimo Mascioletti. Eh sì, è qui accanto a me, emozionato come tutti credo qui allo Stadio Adriatico. L'Aquila Rugby ha aperto, simbolicamente non per caso questa cerimonia è inaugurale. C'è qualcuno che non ce l'ha fatta, quella notte non c'è tanta voglia di farcela, Massimo. Sì, sicuramente siamo stati onorati di poter aprire questa grandissima manifestazione. Purtroppo portavamo con noi la maglietta che rimarrà sempre con noi, quella di Lorenzo, ma che rappresenta un po' tutte le persone che...